Per il 2017 siamo allo stand di Viva To Go, la sezione per l'auto home, il fuori casa e per il vending naturalmente dell'impresa Viva, e siamo con Leopoldo Cagnasso, il direttore commerciale di questa sezione, che invitiamo a salutare. Buongiorno Leopoldo. Buongiorno Fabio. E ben ritrovato dinanzi ai microfoni e alle telecamere di Vending TV. Diventati internazionali. Sì, questa volta a Parigi, la prossima volta magari Madrid, poi a Birmingham, chissà. Il prossimo giro a Dubai, non so se ci sarai. A Dubai no, al Gulf prossimo 21 probabilmente sì, ma non alla prossima manifestazione prevista a Dubai per il food. Ma parliamo intanto di Viva To Go. Che cos'è Viva To Go? Beh, Viva To Go è il brand che noi abbiamo dedicato in esclusiva al canale vending. Viva è un'azienda leader nel mercato dei piatti pronti, in particolare piatti pronti salutistici, perché sono solo vegetali, molti biologici, molti bio senza glutine, e ha un brand per ogni canale di vendita, da Bontaviva, che è il brand più diffuso presso tutta la grande distribuzione italiana, Cascina Viva, che è il brand destinato all'autofoam, di cui è responsabile per l'Italia è l'amico Massimiliano Accornero, che è qua con noi. Abbiamo il brand Saporè per i discount, il brand Josephine per i negozi specializzati bio, e poi abbiamo creato lo scorso anno, in occasione di Vendi Italia, il brand Viva To Go per il canale vending. Beh, intanto a Venditalia io ricordo avevate solo, fra virgolette, 5 referenze. Passando dinanzi al vostro stand, ho visto che le referenze sono cresciute di gran lunga. Sì, ma visto il grande interesse che ha suscitato questo prodotto a Venditalia, abbiamo pensato di aumentare il numero di referenze, che erano in realtà 5 di couscous e 5 di farro, però praticamente erano solo di due prodotti base, il couscous e il farro. Attualmente abbiamo 12 referenze, sempre couscous e farro, le abbiamo ridotte a 3 e 3, poi abbiamo 2 multicereali, 2 riso venere, l'orzo perlato e il grano coi carciofi. Sono tutte referenze biologiche, sono tutte vegane, quindi diciamo che siamo nel pieno dei trend moderni e in crescita sul mercato italiano. E la anche cosa di respiro internazionale. Anche di respiro internazionale, infatti anche qui a Parigi il nostro prodotto sta ottenendo un grande successo, sta suscitando molto interesse, in particolare anche perché è l'unico prodotto a livello nazionale e europeo di questo genere a lunga conservazione. Si tratta di un prodotto infatti con una pastorizzazione piuttosto a temperatura piuttosto alta, che consente di mantenere il prodotto per 12 mesi fuori frigorifero, ed è credo un vantaggio competitivo fondamentale e un grande plus per tutta la grande per la distribuzione automatica, non solo in Italia ma anche, abbiamo visto, anche in Francia e in tutti i paesi di cui sono appunto transitati i rappresentanti questi giorni. E allora facciamo un breve riepilogo su le ricette disponibili e le particolarità di questi piatti già pronti, perché un gestore dovrebbe poter scegliere questa tipologia di prodotti a favore del consumatore attento, esigente e con qualche soldino in meno magari in tasca rispetto alla scelta di un ristorante vegano o comunque bio.
Certo, beh, i plus sono veramente tanti di questi prodotti. Infatti, intanto sono, vi ho detto, prodotti tutti vegetali, quindi consentono un nutrimento importante senza grassi, no? Quindi con a un basso contenuto calorico. Quindi ti danno un po' tutti i principali fabbisogni nutrizionali della persona senza grassi, con un livello di calorie molto basso. Questo è importantissimo. E direi che a livello nazionale o internazionale i trend che sono più attualmente, che sono più in crescita, sono il biologico, sono il vegetale, sono il vegano, diciamo anche se in misura minore, sono il prodotto semplice, il prodotto naturale. Pensate che questi prodotti non hanno nessun tipo di conservante, ma non solo, non hanno neanche additivi di nessun genere, neanche il banale, se vogliamo, acido lattico, acido citrico o acido ascorbico, che sono, non sono neanche additivi, ma sono dei coadiuvatori alimentari, non sono presenti, proprio per scelta aziendale. E allora ti faccio le domande a bruciapelo che ti farebbe il gestore se fosse qui dinanzi a te. Mi dici per favore qual è la scadenza dei prodotti? Beh, l'altro plus di questi prodotti è che hanno 12 mesi di shelf life dalla produzione, quindi qualunque gestore è in grado di trattarli senza bisogno della catena del freddo, che è ancora un grosso limite per la distribuzione automatica, perché anche gli stessi distributori, le stesse macchine, vending machine, non riescono a mantenere una catena del freddo ottimale dai 0 ai 4 gradi, in quanto la nostra... cioè è importante che sia entro questo range. Spesso troviamo delle macchine a 8 gradi, 9 gradi, che per questo prodotto non sono giusti, non sono corretti. Questo è molto importante per una conservazione del prodotto. Quindi il vantaggio di un prodotto che non ha bisogno del frigorifero è veramente il plus forse più importante per il gestore, insieme a tutte le altre caratteristiche di praticità, di convenienza, di qualità, perché il piatto pronto al momento nella distribuzione automatica italiana ancora non è presente. Sono presenti i tramezzini, i panini, però anche chi lavora o chi ha bisogno di una pausa un po' più sostanziosa, un po' più naturale, può essere anche stanco di consumare sempre questa tipologia di prodotti. Qui noi gli offriamo una gamma anche adatta un po' a tutti i gusti. Beh, io da gestore allora ti direi quanti bei benefici, quante cose positive, però chissà quanto costa. Ma devo dire che siamo riusciti a, pur avendo dei prodotti estremamente qualitativi e con ingredienti anche insoliti, per esempio il tofu, il seitan, le bacche di goji, che sono prodotti costosi e anche molto richiesti dai consumatori più attenti, e siamo riusciti a contenere il prezzo. Generalmente il prodotto viene venduto attorno ai 3 euro al consumo, che è veramente un prezzo molto competitivo se lo confrontiamo a qualunque piatto che una persona possa consumare al ristorante o anche in trattoria o anche in altre location. Aspetta, io voglio fare una cosa mentre parliamo, perché ne stiamo parlando ma non lo stiamo mostrando. Eccolo qui, questo è uno preso a caso tra quelli esposti nello scaffale. Sì, questo è l'orzo perlato con melanzane bio. Quindi come vedete l'etichetta è molto chiara, perché abbiamo tutti gli elementi che possono aiutare il consumatore a capirlo bene. Vabbè, brand pronto da gustare, quindi un prodotto pronto. Infatti vorrei farvi vedere anche che è molto comodo per l'utilizzo, perché ha una forchetta all'interno smontabile, che serve ad aprire la pellicola e a consumare il prodotto. Quindi un prodotto che si può prendere dalla macchina e consumare al momento. Ed è microondabile. È microondabile se qualcuno ha la possibilità di farlo, se ha il microonde vicino, che non ce l'hanno tutti, però chi ha la possibilità può riscaldarlo, ma non molto, dai 30 secondi al massimo, perché è un prodotto già cotto. Più di questa temperatura poi danneggerebbe la qualità del prodotto. Allora, a me sta venendo
l'acquolina in bocca, per cui ti interrompo, ti chiedo per favore di riepilogare in 30 secondi quante scelte ci sono, quante ricette, quante varietà ci sono per questi prodotti che, come vedete amici, pesano 200 grammi, sono di fatto un pasto monoporzione, hanno le caratteristiche di cui lui ha ben parlato poco fa e non ultima la forchettina monouso montabile per poterlo poi consumare anche fuori casa, insomma. Forse non abbiamo detto che abbiamo evidenziato che non ci sono conservanti, perché molte persone chiedono ma 12 mesi come si fa a raggiungerli come durata? Allora abbiamo voluto indicarlo perché effettivamente solo con la temperatura, come per esempio non so, latte a lunga conservazione o altri prodotti che grazie solo alla temperatura riescono ad avere una durata lunga fuori frigorifero. E allora facciamolo questo riepilogo, perché io te lo scippo di mano e vado a consumarlo altrove. Allora abbiamo tre tipi di couscous: il couscous al pesto, il couscous alle spezie e il couscous alla mediterranea. Poi abbiamo tre tipi di farro: farro alla mediterranea, farro con pomodoro e basilico e farro all'ortolana. Abbiamo poi delle particolarità come i multicereali con peperoni, multicereali con zucchine, ricordo è tutto biologico, tutti questi 12 sono biologici. Poi abbiamo il riso venere, un prodotto eccezionale, secondo me, il riso venere con seitan e il riso venere con tofu. E per finire con l'orzo perlato e il grano con i carciofi. Questi sono i 12 prodotti che compongono la squadra di Viva To Go. Visto l'orario in cui stiamo girando questa intervista a stomaco vuoto, confermo l'affermazione che avrei voluto fare, ma mi sono fermato perché appunto siamo davanti a una telecamera. Assassino, sei un assassino. Tutte queste buone cose con il profumo che nel frattempo sento, perché dall'altra parte stanno somministrando dei pasti test per mostrare appunto quanto è buono. Ma naturalmente è uno scherzo. Ci andiamo a mangiare qualcosa se vuoi. Sì, eh? Molto, molto volentieri, molto volentieri. Allora, Leopoldo Cagnasso per voi, che ha descritto in poche parole, in modo molto abile, mi hai fatto venire fame. I 12, era il mio obiettivo. Eccolo, questo. Le 12 referenze di Viva To Go, che potrete andare ad acquistare in che modo? Contattandovi. Beh, contattando l'azienda, la nostra l'azienda Viva, attraverso il sito internet. C'è un'email di riferimento? C'è la mail è ufficio@vivafood.it. Semplicissimo, quindi basta mandare un'email a Leopoldo Cagnasso a questo indirizzo di posta elettronica per poterlo contattare e avere in forma assolutamente gratuita e senza alcun impegno informazioni sulla qualità dei prodotti, sui quantitativi minimi e così via. Un quantitativo minimo quale può essere? Ma noi arriviamo al momento attorno alla ventina di cartoni circa come quantitativo minimo per il gestore. In denaro? In denaro sono 200 euro. Praticamente nulla. È una cifra molto abbordabile per tutti. Abbiamo voluto tenere dei minimi d'ordine molto bassi perché appunto vogliamo far provare questo prodotto un po' a tutta la distribuzione automatica, sia italiana che estera appunto. È un'ottima notizia, Leopoldo. Noi ne parleremo ulteriormente attraverso i nostri strumenti. Ben in News, la rivista della distribuzione automatica con uscita bimestrale, beninnews.it. Il sito quotidiano di informazione dedicato alla distribuzione automatica e infine la vending newsletter, attraverso la quale potrete andare a leggere o rileggerla dove distratti perché non siete riusciti a essere presenti quel giorno dinanzi al computer. Leopoldo saluta gli amici di bendingtv.it. Bene, un saluto a tutti, grazie per l'attenzione, provate questo prodotto, direi che credo che ne valga la pena per tutti. Ecco, nel frattempo lo provo io, sappiate che ne uscirò certamente vivo e soddisfatto dopo aver gustato un po' di questa pietanza, vediamo quale riesce a offrirmi. Noi continuiamo per presentare e documentare altre novità presentate qui a Parigi al Vending Paris 2017.
Bene, buonasera a tutti, grazie Fabio.